quando i medici di turno rifiuteranno di esserti di aiuto, perché venne un argentino ad insegnargli che è più cristiano imporsi col rifiuto. Pretenderanno che tu torni indietro e ti costringeranno a partorire, per poi chiamarlo figlio della colpa e tu una maddalena da pentire. Sulle mani. Piazza Luigina Sinapi. Sapete chi era Luigina Sinapi? No. Di Itri. Chi era? Non era una santa, era una mistica, è diverso, che giocava a nascondino con Gesù. E secondo me... Come? Non sto scherzando. No, non è vero, eh. Perdeva. No, no, perdeva, per carità. Ma questo deve essere comico, non il cantante. No, ma è vero, l'ho letto su www.santiebeati.it. Io? Non sto scherzando. Vediamo, mi accendi un attimo internet. Ma perché? Oh, non posso dire una cosa seria, che non ci crede più nessuno. Ve lo giuro. Come mai? Come mai? Non ci crede, non ci crede più nessuno. Vai su www, scrivi www, santi e beati, santi e no u, e beati, c'è già, guarda, punto it. Eccolo qua. Non sto scherzando. Vai su cerca. La signora ride. Signora, signore, lo sto scherzando, la verità. Come si chiama? Zombarelli Maria, no? Zombarelli Maria. Alberto! C'è Zombarelli Maria! Dice che la grande fan. Zombarelli dice che la grande fan di Vasco Rossi. Voglio Maria. Allora, dopo vediamo da signora Zombarelli Maria. Vai su, scrivi Luigina. No, io me ne vado. E sta fatta bene. Controlliamo, c'è la storia, eh. Questa è. Vai, cerca. Eccola qui. Serva di Dio. Luigina, bambina di pochi anni. Eccola qui. Diceva di giocare spesso con Gesù bambino a nascondino, a rincorrersi. Lo vedi? Diceva, e non ci credeva nessuno. Trovandosi qualcuno in pericolo, chiamava gli angeli e questi venivano all'istante in soccorso. Perché? Sto leggendo la storia su internet, vera, eh? Era nata l'8 settembre del 16 a Itri. Oh, un po' di patriottismo. Voi, tu di che anno sei? Te la ricordi Luigina, no? Era il suo nome, prima di 5 figli. La sua mamma era così preoccupata dei fatti straordinari che le succedevano. Dico io, perché preoccuparsi? Ma chi è che da piccolo non giocava a nascondino con Gesù? Pensate che c'è gente che dopo 40 anni non l'ha ancora trovato. Sono 40. E non è facile. Ma lo conoscevate questo sito? L'ho fatto conoscere io, qui potete trovare tutti i santi in circolazione. Tutti. Ma c'è anche la foto. No, come si dice? Tutti i santi viventi, no? Come si dice? Tutti i santi. Non so, guarda, anche le immagini. Clicca, vai sotto, CT, clicca su immagini. Allora, cosa sono le immagini? Se fai una donazione... Ah, qui si paga, aspetta. Se fai una donazione di... Ora me fatto, tu ti facevi i fatti tuoi, io dov'era? Io non aprivo il sito. Come ti chiami? Mi ricordo, aspetta. Manuela, la colpa è di Manuela, eh. Allora, se fa la donazione, ora però me posso fermare ora. Ora comunque. Se fa la donazione di 10 euro, ti invieremo il CD contenente tutte le 27.500 immagini. Oh, un santo ti protegge. Due meglio. Ma 27.500 campi fino a quando muori. Se farà una donazione di 20 euro, esaurito, perché questi vanno a ruba, ti invieremo il 2 CD contenenti le 27.000 immagini in formato originale. Ti arriva un santo di un metro e mezzo.
lo immagini quando lo portano a casa dal divano, dice ah, pure rimettimo sto Sant'Antonio. Se farai una donazione di 25 euro, esaurito anche questo, ti invieremo il CD contenente tutte le 55.000. Chi ti ammazza più? 55.000, immagini. Se fai una donazione di 30 euro, ti invieremo il DVD. Il DVD! Zombarelli! Oh, Zombarelli! Mica... Stiamo ancora con i Santini! Con 30 euro il DVD arriva a casa! Hai capito? E non provate a masterizzarlo che poi i miracoli vengono male, eh! Se farà una donazione di 40 e 50 euro, ti invieremo tutto! Che arriva il plastico di San Francesco! Facciamo una donazione, Zombarelli, dammi 50 euro! Dai, tu c'hai la pensione, io lo so, o no, quanti anni c'hai? C'è la pensione? 84 anni, quanti figli di pensione? Dai, facciamo una donazione e compriamo i 55.000 santi. Fammi vedere come si fa, paghiamo, dai. 2.000. Il modo più veloce è carta di credito, che si scherza mica, si fa veloce qua, eh. Oppure conto corrente anticipato, bonifico bancario, intestato a Francesco Diani. Chi è Francesco Diani? Beh, metti un po' su Google immagini. Allora, voglio vedere anch'io. Oh, devo sapere a chi diamo i soldi noi o no? Mica diamo i soldi così, eh. Vedi un po', immagini. Oddio. Non si sa chi è. No, dai, non si sa chi è. Chiudi. No, ma si può fare sta cosa che stiamo facendo noi? No? Oh, mi denunciano. Poi ridiamo e scherziamo e poi becco la denuncia. No, santacci tu. Sindaco, dai che siamo degli avvocati più quotati qui. Se mi denunciano mi difendi, sì. A parte se... Oh, puoi essere bravo quando vuoi, ma una causa contro santibeati.it, ma quando vinci? Ci servirebbe un miracolo, ma ce l'hanno loro. Bravi. Credo che in certi momenti il cervello non sa più pensare e corre in rifugi da pazzi e non vuole tornare. Poi cado coi piedi per terra pacifica, non credo al perdono.